Ci siamo parlati molto, abbiamo fatto molte domande e anche molte osservazioni, quindi c'è stata la disponibilità di ascoltarle e quindi è stata un po' lunga in effetti. No, le cose sono quelle che immagino già sappiate e ha confermato naturalmente tutto e anche che il processo durerà dai 12 ai 15 mesi per arrivare alla fusione. Quindi, come dire, viviamo in una doppia transizione, una transizione da ora fino alla fusione che contemporaneamente si intreccia con la transizione che sta vivendo il mondo dell'automotive rispetto al cambio, alla sostenibilità della mobilità. E questo naturalmente, come dire, richiede un'attenzione particolarmente acuta. L'azienda ha ribadito il fatto che il piano presentato per l'Italia un anno fa, dice, di investimenti è confermato. Quel piano prevede la piena occupazione degli stabilimenti nel 2022. Adesso gli stabilimenti, come sapete, hanno moltissima cassa e naturalmente questo è un punto d'attenzione per noi fondamentale. Se ci guardiamo indietro, i piani industriali purtroppo non sono mai stati rispettati fino in fondo. Anzi, non sono stati rispettati. Noi, come dire, abbiamo una preoccupazione forte, riteniamo positivo che vengano fatti gli investimenti che sono stati detti e quindi i nuovi modelli, il restyling di quelli vecchi, l'elettrificazione, l'ibridizzazione, la 500 elettrica, tonale e così via. Questo è un fatto ovviamente positivo. Bisognerà controllare via via, cioè l'attuazione concreta del piano, bisogna capire se l'attuazione di quel piano garantisce o non garantisce la saturazione degli stabilimenti. Noi chiediamo nuovi modelli e che vengano allargato da questo punto di vista rispetto a garantire la saturazione dei nuovi modelli, perché è chiaro che nel momento in cui noi ci troveremo alla fusione, se fotografiamo oggi, vediamo che in America si sta assumendo, che in Francia non c'è utilizzo di ammortizzatori sociali, sta andando a pieno regime, in Italia ci sono molti ammortizzatori sociali. Bisogna arrivare a quel momento più forti, con una struttura produttiva più forte. Questo riguarda sia gli impianti, la produzione di auto e sia gli stabilimenti che producono di motori che fanno diesel e che, come sapete, il diesel è un'altra produzione debole. Quindi bisogna, come dire, da questo punto di vista dare molta molta attenzione a tutto il percorso e noi non ci stancheremo mai, come dire, di chiedere che venga messo in atto il piano e nello stesso tempo ragionato anche su altri modelli che garantiscano la fine finalmente di questa cassa integrazione che, come vi veniva ricordato oggi, è da 13 anni che i lavoratori si portano dietro. Siamo per niente tranquilli.